Emergenza coronavirus. Il governo decide per la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. L'orientamento è emerso durante una riunione a Palazzo Chigi, poi trasferito su un decreto subito in vigore. Il governo sulla chiusura di scuole e università si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il paese. E a quello del ministro della Salute Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura. Abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Quindi da domani, a partire da domani. So che è una decisione d'impatto. Come ministro dell'istruzione, io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola. E mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti. Ci siamo, come sapete, questa mattina tutti i ministri, con tutti i ministri siamo riuniti, non era formalmente un consiglio dei ministri, siamo riuniti tutti però per valutare un aggiornamento sulla emergenza sanitaria e ho richiesto, d'accordo ovviamente con il ministro Speranza, anche la presenza del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Brusaferro. Il professor Brusaferro ovviamente ci ha aiutato, insieme al ministro Speranza, che è diventato anche lui esperto perché in questa materia ormai è tutti i giorni che ci sta lavorando, ci ha aiutato un attimo a valutare qual è la situazione attuale epidemiologica, qual è l'andamento della diffusione del contagio e ci ha fornito tutta una serie di valutazioni tecniche. Ci sono servite, io ero stato ieri, sono stato 5 ore in protezione civile con il ministro Speranza, però è servito anche a tutti gli altri ministri per avere un aggiornamento a tutto campo, a 360 gradi, sulla situazione emergenziale. Dopodiché vi anticipo in modo molto trasparente, perché noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola di azione, verità e trasparenza. Un'ampia parte della conversazione, dello scambio informativo è stato dedicato al capitolo delle scuole e delle università. Quindi abbiamo fatto un'ampia valutazione avvalendoci dell'ausilio tecnico e dell'esperto, del professor Brusaferro. Abbiamo fatto varie valutazioni. L'orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Un uomo di 67 anni, residente a Catanzaro, è risultato positivo al primo test coronavirus effettuato oggi presso l'ospedale pugliese di Catanzaro, dove si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive dalla sera del 2 marzo. Il paziente era stato negli ultimi 10 giorni in una località turistica del nord, prossima alla cosiddetta zona rossa. Come previsto dal protocollo, il campione per il test di conferma è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità e si è ora in attesa della conferma. Lo rende noto il presidente della Regione Calabria. Ad oggi in Calabria sono in isolamento 61 persone. Il docente di agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, risultato positivo, è da considerare in capo alla Sicilia, insegna a Reggio Calabria. L'ultima volta era stato lì il 17-18 febbraio, quando è stato effettuato il test, erano già trascorsi 14 giorni. Non avrà in quei 2 giorni infettato nessuno e questa è una notizia positiva. Ha fatto bene a scopo precauzionale la facoltà a intercettare eventuali contatti più stretti con questo docente, ma daranno esito negativo. Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro, in una intervista. Le persone in isolamento sono 61, seguite con la sorveglianza attiva dai dipartimenti di prevenzione delle 5 ASP. Abbiamo eseguito 41 tamponi, uno solo positivo, e sono in corso anche alcuni test in questo momento. Emergenza coronavirus. Anche un docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ma residente a Catania, sarebbe risultato positivo al test. Il docente, al momento, è ricoverato all'ospedale Etneo. Le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni. Inevitabile, però, è scattato l'allarme anche in riva allo Stretto.
Alla luce di quanto accaduto, nel pomeriggio di ieri il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea ha diramato un avviso all'intero corpo docente e ai rappresentanti degli studenti a firma del capo Dipartimento Giuseppe Zimbalatti. Nel comunicato si chiede a tutte le persone che nei giorni successivi al 19 febbraio sono state a contatto con il docente di comunicarlo immediatamente al proprio medico curante. In via precauzionale e nonostante il docente sia assente dalla città di Reggio Calabria ormai dallo scorso 19 febbraio, l'Ateneo Reggino, con un decreto a firma del rettore Marcello Zimbone, ha sospeso in via precauzionale le attività didattiche dal 4 all'8 marzo e ha disposto che le sedute di laurea già programmate da oggi e fino al prossimo 19 marzo si tengano con la presenza in aula dei soli studenti. Parenti e amici seguiranno le cerimonie dall'esterno della cittadella universitaria, in streaming tramite i canali telematici dell'Ateneo. Come si può immaginare, non è una decisione presa a cuor leggero, è proprio questo che ci ha fatto riflettere più del giusto forse, però è proprio a tutela degli studenti e anche dei loro parenti, dei loro genitori che questa misura è stata presa, riteniamo che comprenderanno e al tempo stesso però abbiamo garantito loro la possibilità di conseguire questo traguardo ambito per il quale ci si impegna e si lavora per lungo tempo. Ma come e quando è scattato l'allarme? Esattamente ieri intorno alle 15 abbiamo appreso, in modo peraltro anche casuale, di una dichiarazione resa dal rettore dell'Università di Catania che riguardava tre docenti di quella università che risultassero positivi al test, ancorché le indagini sono da validare. Subito dopo abbiamo appreso di un caso di un nostro docente che anche lui parrebbe positivo al test. Il tutto riguarda un evento che si è realizzato qui in Ateneo, promosso dal Dipartimento di Agraria il 17-18 febbraio. Parrebbe quella la causa, tutto ovviamente è da declinare col condizionale. Fatto sta che questo nostro docente comunque dal 19 non frequenta l'Ateneo, adesso si trova a Catania in degenza presso una struttura ospedaliera. Luisa Latella, nuovo commissario dell'ASP di Catanzaro, ha affermato che la sinergia tra istituzioni è fondamentale. Ci sono tante emergenze nella nostra terra e dobbiamo collaborare con gli amministratori locali. L'ASP ha avuto delle vicende molto particolari, ma il compito della commissione è quello di farla ritornare ad un regime di normalità. Latella, in passato già prefetto di Catanzaro, ha detto di essere ritornata volentieri. Ci sono tanti problemi e tante emergenze ed è bene continuare a collaborare. Cercheremo di affrontare i problemi e di dare risposte insieme a tutti gli operatori della sanità e a tutti gli amministratori locali. Da cittadina calabrese, ha aggiunto il commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro, ho seguito le vicende della sanità, la mia impronta è stata sempre il dialogo con tutti. Il dialogo è senz'altro fondamentale e questa linea intendo seguire insieme ai colleghi che hanno fatto finora un lavoro enorme. Stiamo vivendo un momento di crisi profondissima. Aggravata, posso dire, anche da una fase emergenziale che non possiamo non considerare, che è quella di questo virus di cui non si conoscono le caratteristiche e quindi non conoscendolo ancora bene siamo tutti più o meno impauriti. Quindi è bene che ci sia un'uniformità di comportamento su tutto il territorio. Quindi questa fase del coronavirus la dobbiamo gestire insieme, vivere insieme. Per fortuna la Calabria non ha una... Al momento quantomeno non si è manifestato una grande incidenza del fenomeno, siamo a pochissime unità che si contano in meno di una mano, speriamo che non ci siano ulteriori diffusioni. Detto questo, quello che vi voglio significare, da parte della Commissione voi non trovate un ostacolo. Voi troverete le porte aperte, cercheremo anche trovare dei meccanismi di confronto, soprattutto se riuscite a elaborare, perché 80 sindaci non si possono ovviamente consultare tutti, però se riuscite ad elaborare voi un meccanismo per cui avete una rappresentanza in materia sanitaria,
insieme all'ANCI Sanità, perché esiste un ANCI Sanità, ecco, allora se si può elaborare un meccanismo del genere, noi siamo assolutamente disponibili, aperti al confronto e all'interlocuzione. Il presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha convocato l'assemblea dei sindaci sulle questioni inerenti alla sanità provinciale e le emergenze, chiusura o ridimensionamento dei presidi di guardia medica in primis. L'assemblea si è svolta nell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro alla presenza dei vertici dell'ASP, tra cui il nuovo commissario Luisa Latella, appena insediatasi. Riunione relativa inoltre il personale del comparto della sanità, sbloccato solamente il 10% delle risorse complessive. Siamo al di sotto della percentuale della media nazionale e non capisco perché si continui a bloccare l'assunzione negli ospedali, ha detto Abramo. Avremmo necessità di medici e di infermieri. Noi sindaci vorremmo organizzarci per svolgere il nostro ruolo sulla programmazione sanitaria e vogliamo muoverci in sinergia con i commissari dell'ASP. Urge individuare le soluzioni alle più pressanti criticità nell'erogazione dei servizi sanitari di prossimità, nelle aree interne e non solo, e in generale migliorare l'assistenza territoriale. Queste sono alcune delle priorità. Il presidente Abramo ha parlato di una sanità catanzarese penalizzata. Allora, noi abbiamo un problema nell'ASP di Catanzaro perché abbiamo bisogno di maggiore personale, ma bisogna anche leggere i dati della sanità in Calabria. All'ospedale pugliese, faccio un esempio, quindi nell'ASP di Catanzaro e anche in qualche altro ospedale, arrivano persone da altre province, altri territori. Allora, nel momento in cui ho un numero di ricoveri maggiori rispetto a altri ospedali di altre province, di altri hub, devo avere più risorse. Nella programmazione regionale tutto questo non avviene, perché addirittura noi siamo fortemente penalizzati nonostante un numero di ricoveri maggiori. Allora, oggi siamo venuti con la scusa delle guardie mediche, ma vogliamo avere un confronto con l'ASP di Catanzaro per avere conforto sui dati, per cominciare a incidere anche sulla programmazione regionale, perché noi non la reggiamo più. Ci hanno dimostrato di voler partecipare, di interessarsi in questa provincia e devo dare atto che io ho le assemblee dei sindaci per quanto riguarda la vicenda dei rifiuti e per quanto riguarda la vicenda della sanità, ma lo è stata allo stesso modo per i CIS, i contratti istituzionali di sviluppo, che partecipano non meno dell'80% della totalità dei sindaci della provincia di Catanzaro. Quindi sindaci attenti che vogliono cambiare le cose e che si adoperano in tutti i modi per dare risposta sul loro territorio. Allora noi cosa dobbiamo fare? Intervenire nella programmazione regionale. Nel corso dell'incontro sindaci ASP è stato sottolineato che le guardie mediche sono importanti ma non rappresentano i presidi territoriali di emergenza, ma i sindaci, specie quelli delle aree interne e montane, lontane dai grossi centri, si sentono penalizzati ed isolati e si oppongono alla chiusura o al ridimensionamento delle stesse. Intanto le risorse ci sono, con i tagli che avevano proposto non si risparmiava solo nemmeno un euro. L'importante è che abbiamo ribadito questo concetto, che le guardie mediche, le 61 guardie mediche, non si potranno toccare, quindi bisognerà rivedere eventualmente la norma che è scritta male, ma sicuramente con la conferenza dei sindaci e il tavolo di lavoro che è stato istituito qui oggi insieme all'ASP, troveremo la proposta da recapitare al generale Cotticelli, che l'altro giorno ci ha chiesto proprio questo. Lei peraltro rappresenta il comune Iacurzo nel quale la guardia medica è stata chiusa. Sì, il comune più penalizzato, pensi che è stata chiusa giorno 1 gennaio e mi è stato comunicato il 2, una motivazione che io ancora non ho contezza e quindi penso una motivazione scriteriata che non ha nessuna logica. Io vivo in una piccola comunità dove i cittadini sono avanti con gli anni e le criticità in termini di patologia sono immani. Non poter dare una risposta come continuità assistenziale, perché oggi le guardie mediche sono inquadrate come continuità assistenziale,
assistenziale, quindi togliere un presidio che parli di continuità assistenziale in una maniera arbitraria, selvaggia, capite bene quello che possono essere i riflessi in termini di assistenza sul territorio. Si diceva che le guardie mediche non sono un presidio territoriale di emergenza. Voi sindaci chiaramente non siete d'accordo su questo? Sì, non possiamo essere d'accordo con questa affermazione che è emersa poco fa in sala, in quanto nelle aree interne soprattutto, nei comuni montani, è vero che la Guardia Medica non si configura come presidio di urgenza, però di fatto è l'unico presidio sul territorio che può in qualche modo intervenire in tempi brevissimi, nel frattempo che il 118 giunga sul posto. Anche per quanto riguarda il 118 non siamo d'accordo su quanto affermato dal dottore dell'isola, che ha affermato che mancano i medici del 118. Sappiamo da fonti certe che i medici ci sono, il problema è che prendendo l'incentivo di 5,50 euro all'ora, tutti i medici sono invogliati a rinunciare a questo tipo di incarico, che ovviamente è un incarico più esposto e più delicato, per ricoprire altri ruoli come per esempio guardie mediche o altro, che non gli espongono ai rischi della strada e del front office. C'è anche un operatore sanitario di Reggio Calabria, tra quanti hanno deciso di aderire alla richiesta di aiuto avanzata dalle autorità sanitarie lombarde alle prese con l'emergenza coronavirus che sta mettendo in affanno l'assistenza ospedaliera di quella regione. Francesca Noldo, infermiere dipendente dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, nei giorni scorsi aveva pubblicato un post sui social rendendosi disponibile ad un trasferimento temporaneo. Se ho paura, mentirei, aveva affermato, se dicessi di no. Presenterò richiesta in uno degli ospedali della zona rossa. Lì ci sono colleghi che hanno bisogno di braccia, non di post. Cosa che Anoldo ha fatto. In passato, aggiunge, ho prestato il mio aiuto in occasioni emergenziali con la protezione civile a seguito del terremoto in Emilia, di alluvioni o altre situazioni in cui era necessario un aiuto concreto. Anche in questa occasione ho pensato di rispondere all'avviso pubblico fatto dalla Regione Lombardia, semplicemente per dare una mano ai tanti concittadini. Traffico di droga tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura Distrettuale di Messina nei confronti di 19 persone ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, nonché reati contro il patrimonio. L'indagine, denominata Scipione, è stata avviata dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Messina a seguito di un attentato a colpi di fucile perpetrato da ignoti il 27 settembre 2016 nei confronti di alcuni pregiudicati che si trovavano seduti all'esterno di un bar a Messina. Gli approfondimenti eseguiti sulle vittime hanno fatto emergere come costoro fossero inseriti nel contesto del traffico di droga cittadino e hanno quindi consentito di delineare i contorni di un'associazione per delinquere che assicurava un florido traffico di sostanze stupefacenti. Il gruppo criminale messinese si riforniva stabilmente di droga da elementi riconducibili alla cosca di 'Ndrangheta, Morabito, Bruzza Niti, Palamara, di Africo Nuovo, che assicuravano la consegna a domicilio ogni settimana di carichi di cocaina e marijuana che venivano poi distribuite nella città di Messina. Tentata estorsione in concorso nei confronti di un imprenditore edile. Con queste accuse i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Serra San Bruno, supportati nella fase esecutiva dai militari delle stazioni di Soriano Calabro e Vazzano e dal personale dello squadrone Liportato Cacciatori Carabinieri Calabria, hanno eseguito un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari emesso dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Procura. Gli arrestati sono Domenico Tassone, 40 anni, di Vazzano, e Salvatore Zannino, 42 anni, di Sorianello. Le indagini hanno avuto inizio nel febbraio del 2019, quando imprenditore di Arena ha denunciato un tentativo di estorsione a Soriano Calabro, dove era stato avvicinato da due uomini e gli avevano chiesto 1000 euro in contanti per l'esecuzione dei lavori di pulizia delle strade nel comune di Soriano Calabro e per la tranquillità nella prosecuzione dei lavori.
Violenza sessuale aggravata su una minorenne. Con questa accusa i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale della Città Calabrese dello Stretto nei confronti di un 55enne reggino. Il provvedimento è scaturito dalla segnalazione ricevuta dal dirigente di un istituto scolastico frequentato dalla vittima, che ha confessato il suo malessere al proprio insegnante di sostegno. Quest'ultimo, d'intesa con il preside, ha denunciato la vicenda al comandante della stazione dell'Arma. Venuta a conoscenza del reato, i carabinieri hanno avviato le procedure del caso fino al provvedimento restrittivo a carico dell'uomo. L'Arma, in una nota, sottolinea l'importanza della collaborazione con l'istituto scolastico frequentato dalla ragazza. L'arresto di questo abusante da parte della compagnia carabinieri di Reggio Calabria rappresenta per noi un motivo di doppia soddisfazione, sia soprattutto perché siamo riusciti a evitare nuove violenze ai danni di questa povera minore, sia perché possiamo offrire un esempio di grande collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, e ringrazio il dottore Piscitelli che qui al Comando Provinciale è venuto a rappresentare la sua piena collaborazione e il modello che noi abbiamo sviluppato, ovvero la scuola che si è messa a disposizione della vittima per rappresentare poi successivamente situazioni di disagio. Questo è un modello che speriamo possa anche divulgarsi, possa espandersi nelle situazioni di possibile disagio che ci sono nella provincia e rappresentare un vero modello di sinergia fra due istituzioni dello Stato presenti qui nella provincia di Reggio Calabria. Mi preme rafforzare e confermare questa fruttuosa intesa con il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria, in particolare con il signor colonnello Giuseppe Battaglia, che ringrazio per quanto fa per la cittadinanza e per la scuola. La collaborazione tra le istituzioni è volano di successo di iniziative come queste, quindi giustamente vogliamo presentarla come un modello, con l'auspicio che si possa replicare in altri territori. Momenti concitati al pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro, quando i sanitari della struttura ospedaliera si sono visti costretti a rivolgersi alle forze dell'ordine a seguito della reazione violenta di un 21enne gambiano. L'uomo, già noto alle forze di polizia regolare sul territorio nazionale, sebbene senza una stabile occupazione, ieri mattina si è presentato ai medici per ricevere cure lamentando un dolore al piede. Nonostante la somministrazione delle cure richieste, senza alcuna ragione, ha dato in escandescenza, danneggiando l'arredamento all'interno della sala d'aspetto dell'ospedale e spintonando il personale parasanitario intervenuto per calmarlo, circostanza che ha allarmato i sanitari, che si sono visti costretti ad allertare il 112. L'arrivo tempestivo dei carabinieri della stazione di Gioia Tauro ha scongiurato conseguenze peggiori. Una vincita da 100.000 euro è stata centrata a Ciro Marina grazie ad una giocata da 3 euro al 10 e l'8. La vincita è la più alta realizzata in Italia nel concorso del 3 marzo. Il fortunato giocatore cirotano ha scelto la modalità frequente e confrontato gli 8 numeri giocati con i 20 numeri estratti, indovinandone 8 su 8. Grazie al doppio oro, l'opzione di gioco del 10 e l'8 ha potuto realizzare questa vincita.